Giuditta e Oloferne, Donatello. Il racconto di Giuditta e Oloferne viene narrato nella Bibbia cristiana, all'interno del libro di Giuditta, ma non in quella ebraica, in quanto appartenente ai testi deuterocanonici. La storia si apre con il re di Babilonia, Nabucodonosor, che affida al generale Oloferne la campagna d'Occidente, un piano di conquista per le terre occidentali. Nella sua avanzata, l'esercito incontra a Betulia il popolo di Israele e, intimorito dalla loro fede in Dio, assedia la città. Giuditta, una donna di immensa bellezza rinchiusa tra le mura di Betulia, decide di ribellarsi al nemico, lasciandosi catturare insieme alla sua ancella, così da poter giungere al cospetto di Oloferne, il quale, colpito dalla grazia della ragazza, pensa subito di farla sua. Giuditta gli racconta quindi di come il popolo ebraico ha gravemente offeso il loro Dio e che il suo compito è quello di aiutare Oloferne a conquistare la città. Si organizza dunque un banchetto per festeggiare la gloriosa notizia e la donna finge di mostrarsi compiacente e docile di fronte al generale, spingendolo ad ubriacarsi. Rimasti soli, Giuditta prega Dio affinché le doni la forza necessaria per uccidere Oloferne. Fatto ciò, prende la sua spada e lo decapita. La donna, tornata a Betulia a fianco della sua ancella e con la testa di Oloferne in una bisaccia, viene onorata come eroina, mentre l'esercito assiro, vedendo il loro prode condottiero sconfitto, fugge. È da questo racconto biblico che Donatello, così come molti altri artisti, prese spunto per creare una delle opere più cariche di pathos e dinamismo. Durante la sua carriera ricevette numerose commissioni, in particolare, negli ultimi anni, da Cosimo dei Medici e dal figlio Piero. Tra queste opere si ricorda il gruppo scultoreo di Giuditta e Oloferne, ultimo esempio di scultura in bronzo a tutto tondo, realizzato da Donatello. Originariamente l'opera fu posta nel giardino di Palazzo Medici. Per questa ubicazione e per la presenza di fori ai quattro angoli del cuscino, si è presupposto l'inserimento in una fontana, ma tale ipotesi fu smentita da un recente restauro, data l'assenza di un sistema di circolazione dell'acqua. 30 anni dopo, nel 1494, i cittadini fiorentini si rivoltarono contro la potente famiglia dei Medici, cacciandola dalla città. Il gruppo scultoreo, che rappresenta l'allegoria della virtù che trionfa sul vizio, divenne pertanto il simbolo della libertà repubblicana che vince la tirannide. L'opera fu portata in Piazza della Signoria davanti a Palazzo Vecchio. E proprio in quegli anni furono rimosse le due iscrizioni Medicee, sostituendole con una frase ben precisa: Regna cadunt lux surgent virtutibus, urbes caesa vides humili, colla superba manu. Le signorie cadono per il lusso, le città sorgono per le virtù. Ecco un collo orgoglioso reciso da un'umile mano. Da allora nessuno osò spostarla. Neppure i Medici tornati al potere nei primi anni del Cinquecento. Per questo, nel 1504 fu posta sotto la loggia della Signoria per lasciare il posto al gigantesco David di Michelangelo. Dal 1988 si trova all'interno del palazzo, nella Sala dei Gigli, dove in seguito a diversi restauri è tornata all'antico splendore. Al giorno d'oggi, in Piazza della Signoria è collocata una copia dell'opera. Nelle sue opere Donatello è solito sottolineare la sofferenza, la verità umana del soggetto, le figure sgraziate ma al contempo reali. Non c'è un interesse verso una bellezza archetipica, ma di una che rispecchi la vera natura dei personaggi, del bello in quanto vero. L'estetica dei personaggi è incentrata sulla psicologia, sulla drammaticità, sul senso della fatica, del dolore e sull'animo pensante. Nelle sue rappresentazioni il racconto assume gli aspetti di un drammatico realismo. Analizziamo dunque Giuditta e Oloferne nel dettaglio.
L'opera rappresenta Giuditta nel momento in cui decapita Oloferne addormentato. Simboleggia, come già accennato, l'allegoria della virtù, Giuditta, che sconfigge il vizio, Oloferne. L'umiltà che vince sulla lussuria, a cui alluderebbero i baccanti sul basamento, la razionalità e la strategia che vincono sulla forza. L'opera è composta da più pezzi fusi separatamente a cera persa e poi saldati fra loro. Con Giuditta e Oloferne, Donatello segnò un'ulteriore evoluzione, realizzando il primo complesso scultoreo tridimensionale dell'epoca moderna e adottò una serie di accorgimenti tali da invitare l'osservatore a girare intorno all'opera per poterla apprezzare da tutti i lati. Ciò trasforma la scultura in un'opera dinamica, il primo caso nella storia dell'arte. La struttura piramidale vede al vertice la testa di Giuditta e la sua spada, mentre come base il corpo esanime di Oloferne che poggia su di un cuscino. Le posizioni intrecciate e opposte dei due soggetti, l'orientamento delle due teste, creano un'armonia strutturale tipica del classicismo. Il momento rappresentato è quello che intercorre tra i due colpi di scimitarra, con i quali Giuditta decapita Oloferne. Giuditta, infatti, alza il braccio destro per scagliare il secondo colpo, col braccio sinistro invece tiene Oloferne per la testa, bloccandone il corpo con le gambe. La scultura è uno dei più alti risultati dell'artista, per il realismo impressionante, l'orrore e la crudeltà con cui mostra l'uccisione del tiranno. Donatello si sofferma sugli aspetti più crudi della scena. Oloferne con la testa quasi staccata dal collo, il braccio che ricade verso il basso, il volto ed il corpo che esprimono l'abbandono totale al vizio e la morte che sopraggiunge. Lo sguardo e la bocca socchiusa di Giuditta esprimono l'angoscia per l'atto che sta compiendo, che infrange i comandamenti di Dio, ma che è necessario per salvare il popolo di Israele. I tratti somatici dei volti risultano molto ben curati. Si nota infatti un rimando allo stile classico che Donatello, insieme a Brunelleschi, ebbe la possibilità di ricercare e studiare a Roma. Il dettaglio del cuscino, schiacciato dal peso delle due figure, rimanda da un lato al giaciglio di Oloferne e dall'altro all'ebbrezza del tiranno. Opera straordinaria nei suoi dettagli. Le pieghe delle vesti furono modellate con stoffa e cera per assumere un carattere ancora più realistico. Le ricche vesti e il copricapo di Giuditta si contrappongono al corpo seminudo di Oloferne. Si desume inoltre che le parti delle pieghe della veste, così come la lama della scimitarra, fossero rivestite d'oro.